Vai. Allora, oggi i lavoratori dell'Università di Bergamo sono scesi in sciopero, è stata la prima volta da quando, in tutta la storia dell'Ateneo di Bergamo. Abbiamo chiesto il riconoscimento degli scatti economici al rettore, un rettore che finora non ha voluto incontrarci. L'ultimo incontro di contrattazione è stato a metà ottobre e lì ci hanno detto che i soldi stabili sul fondo per la contrattazione per permettere gli scatti economici ai lavoratori non li avrebbero messi perché non li potevano mettere. Noi abbiamo sostenuto quello che andiamo dicendo ormai da tempo, che nel 2015 è possibile far fare gli scatti e quindi dare un riconoscimento anche economico ai lavoratori dell'Università di Bergamo e che questi scatti soprattutto siano in qualche modo dovuti, perché l'Università di Bergamo sta attirando sempre più studenti, siamo arrivati alla quota 18.000, quindi un ateneo di medie dimensioni. I conti sono a posto, ci sono 15 milioni di avanzo ogni anno sui conti dell'Università di Bergamo e ci sono 6 milioni di euro in più che vengono attirati dai fondi ministeriali. Ebbene, un ateneo che è in crescita deve iniziare a investire sui servizi. Noi siamo in 212 addetti e in altri atenei di dimensioni simili sono in più di 500. Viene da pensare all'Università di Brescia, ma tanti altri. L'Università di Bergamo è al terzultimo posto come personale tecnico-amministrativo. E chiediamo che ci sia quindi anche uno sblocco rispetto alle assunzioni. Il terzo motivo della vertenza è il fatto che qua vogliono mettere dei criteri di valutazione del personale assolutamente discrezionali, basati sul comportamento, che sono ispirati alla legge Brunetta. È una fuga in avanti che questo ateneo sta facendo perché in questo modo calpesta il contratto nazionale. Noi vogliamo chiedere al rettore di discutere su questi tre punti: scatti economici, assunzioni e riconoscimento del rispetto dovuto ai lavoratori, e non più attraverso sistemi di valutazione pagellini, ma un riconoscimento vero. Oggi siamo andati davanti agli uffici del comune, davanti agli uffici della provincia, abbiamo chiesto al prefetto perché non ci convoca, nonostante siano passati ormai 15 giorni dalla nostra richiesta di convocazione delle parti, e abbiamo concluso il nostro intervento nelle sedi del campus umanistico a Pignolo, in Sant'Agostino, fino al rettorato in via Salvecchio. Qui il rettore non si è visto e ad oggi tutto tace. L'assemblea, il presidio si è trasformato in un'assemblea partecipatissima di lavoratori dove abbiamo deciso come continuare il percorso e ci siamo dati appuntamento tutti a settimana prossima, martedì, per un'assemblea operativa. Noi di certo non ci fermiamo, la giornata di oggi è stata positiva come numeri, come adesione allo sciopero, e il personale ha dimostrato grande consapevolezza e grande consapevolezza del fatto che i diritti non si meritano, ma che i diritti si devono conquistare giorno per giorno.